Ciao amici di Why Not, io sono Paolo e sono qui per introdurvi una nuova storia di cambiamento, una nuova storia di vita a cui sono particolarmente legato. Se mi seguite da un po', se seguite le mie avventure da un po', saprete benissimo quello che faccio di professione, ovvero l'allenatore di calcio, e quali sono le mie ambizioni e i miei sogni appunto a livello professionale. Oggi ho avuto il piacere di parlare con Federico Genovesi, fisioterapista e osteopata del Manchester City, che per chi non fosse esperto del settore calcistico è uno dei migliori club a livello mondiale. È stato un privilegio poter parlare con Federico, soprattutto per capire quello che è stato il percorso che lo ha portato da Roma fino appunto a Manchester. Una bellissima chiacchierata che vi consiglio di gustarvi fino in fondo. Buona visione! Buongiorno a tutti, io sono Paolo Gallo e ti do il benvenuto ad un'altra puntata di Why Not Café, ovvero il mondo degli italiani che cambiano vita e vanno a vivere all'estero. Ciao Federico. Ciao, buongiorno. Buongiorno Ciao, come, a tutti. Buongiorno a te. Come stai Federico? Molto bene, grazie a te. Ma sì, dai. Alla grande, insomma, ti è mai capitato di iniziare la giornata raccontando la tua storia? Ma spesso, però. Ah, bene, vediamo. Dai. Di solito le persone mi dicono no, guarda, sinceramente no. però è un bene, insomma, dai. Senti un po', lì tu sei a Manchester, giusto? Sì. Ok, hai già cominciato la nuova stagione? Sei già al lavoro? Siamo per iniziare, inizieremo lunedì, domani. Ok, perfetto. Senti, ho visto dal tuo profilo LinkedIn che tu adesso sei a Manchester. Io di solito chiedo sempre un po' alle persone che cosa fanno nel loro ruolo, nella loro professione. Però ho visto da poco sul tuo profilo LinkedIn che tu in realtà hai finito un'esperienza stupenda con l'Ucraina agli europei che sono appena finiti, che sono finiti settimana scorsa. Sì, sono stato con la nazionale dell'Ucraina agli europei. È qualcosa che ogni tanto capita quando ci sono queste competizioni. Tre anni fa sono stato ai mondiali di calcio con la nazionale argentina, in un'altra qualificazione per l'europeo con un'altra nazionale, con la nazionale della Serbia, sempre chiaramente sponsorizzato da alcuni giocatori che sono qui al club dove lavoro, che magari mi hanno chiesto di seguirli in queste esperienze. Ma quindi lavoravi con la nazionale o con i giocatori stessi? Con la nazionale, perché una volta che sei lì lavori con la nazionale, chiaramente, cioè, ti occupi di tutti, però diciamo sponsorizzato e portato dal giocatore che milita in quella nazionale, però lavorando con la nazionale, chiaramente. Senti, che esperienza anche è stata gli europei, perché vabbè, a noi italiani ci hanno fatto stare molto bene, voglio dire, no? Tu eri lì. Come è andato? Bene, abbastanza bene, perché hanno raggiunto i quarti di finale, che era un obiettivo storico per loro, quindi sicuramente da quel punto di vista bene, e anche personalmente è stata una bellissima esperienza imparare un po' di russo, anche perché molti di loro non sono non parlano benissimo inglese, quindi mi sono dovuto adattare un pochino io, e conoscere una nuova cultura è sempre bello, e chiaramente vivere le emozioni del calcio in una competizione importante. Avrei preferito essere con l'Italia, chiaramente, ma comunque no, ringrazio la nazionale argentina la nazionale ucraina e tutto lo staff per l'ospitalità e per la fiducia e per avermi concesso questa bellissima esperienza. Senti, tu con la tua professionalità ovviamente eri sul campo con l'Ucraina, però come gestivi un po' il cuore? C'è stato un momento in cui, se avessimo vinto una partita, avremmo giocato contro l'Italia agli ottavi di finale, e tutti già mi dicevano che farai, chi ti ferai e così via. E io speravo di passare come terzo in modo da non incontrarli, e così è stato.
che poi non eri l'unico italiano, perché mi sembrava di capire ci fosse anche Tassotti era il secondo di no, no, nello staff c'erano altri italiani, c'era anche un altro mio collega italiano e sì sì, perché diciamo l'allenatore ha portato diversi professionisti dall'Italia, probabilmente si è trovato bene in Italia, anzi sicuramente, da quello che mi diceva. Eh sì, sarebbe stato bello insomma vedervi un po' all'inno iniziale, se ci fosse stato un Ucraina Italia lì, sarebbe stato difficile non cantare, diciamo la verità. Per fortuna non c'è stata. Senti un po', come funziona in questi casi? Tu arrivi, sei nuovo, tu non avevi mai, diciamo, lavorato con la squadra ucraina, giusto? No, veramente era andato per una settimana, in quel caso soltanto con un nostro giocatore, perché ritornava da un problema fisico, mi ha chiesto se potevo seguirlo, quindi già più o meno avevo conosciuto tutti, e poi in quella esperienza l'allenatore mi ha chiesto se fossi stato disponibile per andare agli europei, e avevo un po' di possibilità anche di altre cose da fare in questa estate, anche perché ho utilizzato le mie ferie per andare all'esperienza europea, però chiaramente è sempre un'esperienza unica, quindi era un passo da fare e quindi sono andato. Comunque sì, diciamo più o meno li conoscevo, ma in una settimana in cui li avevo conosciuti un paio di anni fa, credo, nel 2019. Però ti ripeto, c'era una grossa barriera linguistica, a parte un paio di persone dello staff medico con cui riuscivo a comunicare bene, con gli altri era un po' più complesso, però sì. Poi sono stati tutti molto ospitali, mi sono trovato benissimo. È sempre in questo caso è facile rinunciare alle vacanze, diciamo, per questa esperienza di lavoro, diciamo, mettiamola così. Beh, diciamo, per me non lo so, diciamo sì, però per la famiglia un po' di meno, per mia moglie un po' di meno, i bambini erano un po' meno felici, però d'altronde a volte ci sono dei momenti nella vita professionale in cui bisogna premere l'acceleratore e tirare dritto, purtroppo anche sacrificando qualche altra cosa. Diciamo che capiranno un domani. Senti, io ti riporto, insomma, riporto il ciao ragazzi di Luca Tonetti, che dice c'era anche Andrea Zalin, preparatore dell'Eister con Ranieri. Sì, assolutamente. Sì. Probabilmente c'è questa, diciamo, anche conoscenza in comune. Senti un po', tu al Manchester di che cosa ti occupi? Sono fisioterapista e osteopata. Ok, e lavori lì dal 2016, giusto? Sì. Inizio adesso la sesta stagione. Mannaggia, insomma, è una bella esperienza nel calcio inglese. Tu quando hai iniziato? Ho iniziato a lavorare nel calcio nel 2006 con la Lazio, per un caso molto fortunoso, perché lavoravo in uno studio di fisioterapia dove lavorava anche un altro ragazzo che lavorava appunto alla Lazio. In una nuova stagione avevano bisogno di personale e ero stato chiamato in realtà per iniziare con la squadra giovanile la primavera, ma per una serie di circostanze sono dovuto salire subito in prima squadra e fortunatamente avevo buona esperienza con gli sportivi, perché ho svolto tutto il tirocinio universitario nel gruppo sportivo dell'aeronautica militare e quindi avevo dimestichezza. E dopo questa, diciamo, esperienza breve che avrei dovuto passare in prima squadra per coprire queste circostanze, mi hanno chiesto di rimanere e quindi sono rimasto in prima squadra e sono stato per 6 anni fino al 2012. Dopodiché ho avuto la possibilità di andare a lavorare a Palermo e era una scelta un po' complessa, perché chiaramente dovevo lasciare la mia città e dove mi ero appena sposato, avevo appena fatto un contratto di affitto di una casa, lavoravo anche per la nazionale italiana di judo e lotta, la nazionale olimpica, e avevo uno studio privato, quindi era un passo, diciamo, abbastanza importante, una decisione importante, però ho deciso di fare questa esperienza e sono andato a Palermo
è andata male il primo anno perché siamo retrocessi in Serie B. Sono cambiate un po' di cose nello staff, ma io sono stato promosso a responsabile della fisioterapia, quindi diciamo ho dovuto iniziare ad assumere un po' più di responsabilità. E per fortuna l'anno successivo abbiamo stravinto il campionato, siamo risaliti in Serie A, abbiamo fatto un paio di stagioni bellissime in Serie A. E nel 2016 ho avuto la possibilità di arrivare al Manchester City e chiaramente era un altro passo difficile perché passavo da 30 gradi tutto l'anno a 0 gradi 9 mesi all'anno e pioggia, però chiaramente dal punto di vista professionale era un'occasione imperdibile e l'ho presa al volo. Che spettacolo. Senti, hai detto alla Lazio, tu sei stato per 6 anni, hai detto. E sì. Praticamente sei nato come professionista nel mondo dello sport, immagino lì. È stata la tua prima esperienza. E ti trovavi bene? Cioè, in quella situazione? Benissimo, sì, sì. Cosa ti ha spinto a cambiare, visto che ti eri radicato? No, mi trovavo bene. Mi ha spinto a cambiare il fatto che, avendo iniziato come un ragazzetto, perché avevo soltanto 22 anni, diciamo la mia immagine, sebbene nel frattempo avessi conseguito un diploma in osteopatia, avessi iniziato una laurea specialistica quasi finita, comunque ero sempre un po' visto come il ragazzo perché avevo cominciato in quella modalità, per cui il fatto di fare il passo di andare al Palermo era per me un assumermi nuove responsabilità, ma anche essere visto dai vari professionisti con cui lavoravo e dai giocatori e dagli allenatori e dalla società e dai miei colleghi, non più soltanto come un ragazzetto, già avevo 28 anni e avevo appunto un diploma osteopatico, oltre alla laurea in fisioterapia, avevo quasi terminato una laurea specialistica e quindi volevo fare questo passo per iniziare ad affermarmi un po' nel mondo del lavoro, e nessuno è profeta in propria patria a volte, purtroppo, soprattutto se magari se dovessi tornare adesso sarebbe diverso, però in quel momento probabilmente era la scelta migliore da fare. Sì, volevi anche un po' cominciare a camminare un po' con le tue gambe, forse, no? Uscire un po' da casa, no? Fare le esperienze, uscire un po' anche da una zona di comfort, se vogliamo. Sì, in realtà già ero sposato e diciamo avevo iniziato una vita diversa, però era proprio il discorso professionale che mi serviva per staccare un po', per fare il primo step per andare più in alto, perché vedevo che sebbene fossi cresciuto e fossi comunque sia visto bene da tutti nella società con cui ancora mi sento, perché il direttore sportivo, il presidente sono ancora gli stessi, quindi tanti professionisti sono ancora gli stessi e hanno un'ottima immagine di me, io come io la ho di loro, ma era probabilmente il momento di fare uno step, come dici tu, forse anche per iniziare a vedere qualcosa di diverso e a uscire dalla zona di comfort, sì, forse sì. E i risultati della squadra sono in qualche modo, possono un po' minare la tua carriera, diciamo, la tua crescita professionale? Mi spiego, quando sei andato a Palermo, poi hai detto che siete giusto retrocessi e poi siete risaliti, giusto? Sì. Quando siete retrocessi, insomma, quando il risultato non è stato positivo, in quel caso non hai avuto un po' di timore, non so, di non tornare più su? Beh, purtroppo il nostro lavoro in questo mondo è relazionato alla squadra, anche perché lavoriamo per la squadra, quindi se il risultato non arriva ne risentiamo anche noi, anche se abbiamo fatto il lavoro impeccabilmente. Purtroppo è così. E a volte invece, anche se il lavoro non è impeccabile, il nostro lavoro non è impeccabile, però la squadra arriva al successo, siamo visti benissimo, sebbene avessimo, tra virgolette, fallito professionalmente in quella stagione o in alcune occasioni. Per cui
È sicuramente influenzato, però non è minato, perché poi le persone che sono in carica di scegliere appunto il personale medico o il personale del team di performance non guardano esclusivamente il risultato della squadra, ma chiaramente anche la professionalità, l'impegno, il comportamento e i risultati nel proprio settore. Sì. E poi da lì sei andato al Manchester City, giusto? O c'è stata un'esperienza di mezzo tra Palermo e City? No, sono andato al Manchester City direttamente. E come avviene come avviene il mercato dei fisioterapisti? Beh, avviene soprattutto per conoscenze, nel senso, conoscenze e referenze. Io avevo la fortuna, ho la fortuna, perché ancora qui, che qui c'è un medico italiano e lui voleva internazionalizzare un po' lo staff, quindi cercava un fisioterapista italiano e uno spagnolo in un momento di cambio di allenatore qui al club, e per via di referenze si è informato, ha cercato e così via, e è arrivato al mio nome. Avevo la fortuna di aver lavorato con alcuni giocatori che lui conosceva abbastanza bene, e perché aveva lavorato in Italia tanti anni, e queste persone mi hanno riferito, appunto, hanno fatto il mio nome. Dopodiché chiaramente c'è un processo di recruitment normale, come avviene per tutti i lavori qui in Inghilterra, quindi c'è da svolgere un'applicazione, selezionano il curriculum, vedono che le tue caratteristiche corrispondono alla job description richiesta dal club, dopodiché si fanno delle interviste personalizzate face to face per cercare di capire un po' tutto, ma chiaramente una volta che si hanno tante referenze, possibilmente chiaramente positive, non quelle negative probabilmente non aiutano. Insomma, poi dopo è semplicemente il passaggio aereo per arrivare qui. E in quel caso, visto che insomma dalla Lazio hai detto che ti eri radicato, era la tua città, avevi uno studio, ti eri radicato un po', diciamo, nella città dove eri cresciuto, sei andato a Palermo, insomma hai rischiato qualcosina, no, della tua vita personale. Qui hai proprio cambiato paese, sei andato proprio al di fuori dell'Italia. In questo caso il passaggio è stato: ok, andiamo, vengo a piedi, o insomma hai avuto qualche pensierino a riguardo? No, beh, non ho avuto pensieri, perché chiaramente passavo da una realtà più piccola a una molto più grande, in ascesa tra l'altro, per cui professionalmente parlando era sicuramente un'occasione che non potevo perdere, però ero abbastanza legato alla città di Palermo, perché è una città stupenda che ti abbraccia, ti accoglie con la gente, con il sole, con il mare, con il cibo, con tutto, per cui ho bellissimi ricordi, e ogni volta che posso ci torno per una breve vacanza, anche perché le persone del club lì sono state stupende con me, mi hanno fatto sentire a casa dal primo giorno, ho tuttora un grande rapporto con loro. Però è stato meno difficile, chiaramente, perché non avrei dovuto lasciare la mia famiglia, non avrei dovuto lasciare i miei amici con cui sono cresciuto, la mia città e tutte le mie abitudini giornaliere, tutte le mie esperienze. Lì era un po' diverso, ma sì, sinceramente non ci ho pensato un attimo, però quando ho fatto il trasloco e la nave è partita dal porto di Palermo per arrivare a Roma, ci ho pensato parecchio. E poi il primo giorno di lavoro al City, te lo ricordi ancora, insomma? Come è stato il primo giorno con questo club? Sì, beh, è stato un po' sbalorditivo, perché il centro sportivo è qualcosa di clamoroso, di grandissimo, di eccellente in tutti i campi. Quando sono arrivato lì, diciamo, mi è sembrato un nuovo mondo, come andare su Marte, qualcosa del genere.
Però anche lì mi hanno accolto subito tutti quanti bene, sebbene parlassi inglese, ma qui parlano con un dialetto un po' particolare, uno slang mancuniano del nord-ovest dell'Inghilterra. Quindi inizialmente dicevo, forse devo ricominciare a studiare inglese, ma mi hanno assicurato subito che non era un mio problema, ma era un loro modo di fare. Quindi, però no, mi sono ambientato subito anche qui. C'era un altro collega italiano, che è appunto il dottore, c'era un altro fisioterapista italiano, un cuoco italiano, quindi ho avuto un po' di familiarità, ma anche i ragazzi inglesi sono stati subito molto accoglienti sul lavoro. Poi è un club internazionale, quindi c'era un po' di tutto, lo staff manageriale era spagnolo, non era esclusivamente inglese, non era magari come andare in una squadra un po' più piccola dove sei l'unico straniero e potrebbe essere un po' più complesso ambientarsi, ma in questo caso è stato abbastanza semplice e ero molto eccitato dal fatto di iniziare il campionato, di iniziare l'esperienza in Champions League, di iniziare la Premier League, la pre-season che abbiamo fatto quell'anno, credo, in Cina. È un mondo un po' diverso, chiaramente una realtà molto più grande di quelle che avevo vissuto in precedenza, sebbene anche la Lazio sia un grande club, però questo è probabilmente a un livello commerciale superiore. Sì, ma senti, ma hai trovato diciamo delle difficoltà nell'ambientarti, diciamo, a diversa metodologia di lavoro, al fatto che il club appunto fosse qualcosa di diverso, o sei stato, diciamo, Beh, abbastanza tranquillo? io ero abituato da responsabile dei fisioterapisti a svolgere diverse mansioni. Chiaramente sono arrivato qui con un altro ruolo, non ero il responsabile, non sono tuttora il responsabile dei fisioterapisti. Abbiamo un responsabile che comunque sia è bravissimo nell'organizzazione e lui mi ha subito messo a mio agio, mi ha aiutato in tutto, quindi mi sono ambientato abbastanza facilmente, anche se il lavoro qui il mio lavoro personalmente è leggermente diverso, il nostro lavoro in qualità di fisioterapista è leggermente diverso rispetto all'Italia. Proprio come descrizione della figura del fisioterapista è un po' diverso, anche se poi su tanti aspetti sono congruenti, chiaramente, cioè, è la stessa professione, però qui ha anche un ruolo molto più attivo nel lavoro in palestra, quando invece in Italia ci sono delle figure intermedie che svolgono questo lavoro. Noi ci occupiamo più del lavoro in fisioterapia proprio. Però mi sono abituato anche perché sono appassionato del mio lavoro, mi piace imparare. L'ho vista in questo modo come una crescita personale e ho subito iniziato a capire quello che dovevo fare, a seguire quella strada senza perdere di vista la mia, chiaramente, perché quelle erano le skills che mi avevano portato lì, però sapevo che dovevo anche io adattarmi a loro e non loro adattarsi a me, chiaramente. Senti, a livello climatico credo ci sia stato il grande shock, immagino, perché appunto passare Quello appunto non deve essere stato facile. sì, anche perché è arrivato, diciamo, ho fatto il trasloco la notte con la nave da Palermo, sono arrivato a Roma, ho scaricato tutto nella mia casa e il pomeriggio ho preso un aereo per Manchester e la mattina dopo ho iniziato a lavorare e stavo chiaramente in magliettina e pantaloncini, era il 5 luglio, il 6 luglio, qualcosa del genere. E la mattina dopo sono andato al campo e ho trovato solo una magliettina e un pantaloncino sul mio posto, me li sono messi e sono andato in campo e in campo c'era un vento a 100 all'ora e faceva freddo, penso c'erano 12-13 gradi in quel momento. E ho chiesto una felpa e i magazzinieri si sono messi a ridere dicendomi: se chiedi la felpa adesso, d'inverno che fai? E allora ho dovuto resistere un po' e piano piano mi sono adattato anche a quello. Ho visto un'intervista di Guardiola in cui Guardiola parlava del calcio inglese, diceva: io qui al City, qui in Inghilterra, mi trovo, sono a casa, no? Poi al City non lascerei mai questo club, al momento io sono felicissimo. L'unica cosa che proprio è difficile da gestire è il clima. Il clima è Beh, terribile. sì,
Qua si sta benissimo per lavorare nel calcio, è probabilmente il posto migliore al mondo. Non ci sono... Ci sono le pressioni chiaramente la domenica perché gli stadi sono sempre pieni, ma durante la settimana è tutto molto più tranquillo, è un lavoro come gli altri, ognuno pensa al suo lavoro. È raro vedere persone che ti fermano perché, non a me chiaramente, però anche i giocatori o gli allenatori, quello che dicono è che è raro che vengano fermati per chiedere autografi, foto e così via. Tutto molto più discreto e diventa una festa esclusivamente il sabato, la domenica quando c'è la partita. Però il clima è così, purtroppo è questo. Anzi, oggi è tutta la settimana, probabilmente è una bella settimana di sole. Goditela. Senti, ma a livello di... No, il sole appunto bisogna goderselo quando c'è, da quanto ho capito lì in Inghilterra. Luca Tonetti, appunto, che stava seguendo prima, che lui appunto è un preparatore atletico, quest'anno ha lavorato nelle league, nella Serie A australiana, mi diceva che ad esempio in Inghilterra ci sono molti più giorni liberi rispetto all'Italia, giusto? A livello di Ma professionista. sì, c'è una usanza abbastanza comune che c'è sempre un giorno libero a settimana, cosa che invece in Italia spesso non accadeva, anzi alcuni giorni c'era anche un doppio allenamento che invece qui non è mai presente. E noi giochiamo ogni 3 giorni oppure ogni 4 giorni, il nostro calendario è sempre questo, ma quando giochiamo ogni 3 giorni non c'è il giorno libero perché giustamente ci dobbiamo preparare, però quando ci sono 4 giorni c'è sempre un giorno libero in mezzo, anche perché se no qui giocando a Natale, giocando a Capodanno, giocando a Pasqua non si ferma mai il campionato, quindi è importante anche gestire la parte psicologica e lasciare la giusta, tra virgolette, libertà. E staccare completamente un giorno dall'andare al centro sportivo, dalla solita routine. Quello è secondo me non importante, ma determinante anche per raggiungere certi risultati. Sì, poi la domanda grande è com'è che poi le squadre inglesi corrono 100 volte più di quelle italiane, avendo anche dei giorni liberi, però vabbè, questa magari Ma è questo qui, un'altra. questo non te lo so dire. Non sono, secondo me, da quello che sento dire è perché il calcio è un po' meno tattico rispetto all'Italia. In Italia si cura molto di più la tattica e quindi chiaramente è più un gioco di strategia e meno di... Però in realtà se si esaminano i valori di GPS non c'è tutta questa grandissima differenza. C'è un po' di differenza, ma... E poi chiaramente qui fisicamente si cercano proprio giocatori più prestanti da quel punto di vista. Magari piuttosto che strateghi nel gioco e così via. Non lo so, forse la persona. Sai che notavo questa cosa? Quando guardi una partita di Premier League, una delle prime cose che vengono che impressionano è vedere questi giocatori che sembra di vedere come dire, muscolarmente perfetti, no? Sembra di vedere delle persone che lavorano tantissimo in palestra. Cosa che, se ricordo, 10 anni fa, per dire, i fisici dei giocatori erano dei fisici, diciamo, normalissimi, almeno questa è la mia impressione. Ma diciamo, questo sinceramente, questa differenza, io che ho lavorato in entrambe le lighe, non l'ho trovata in maniera esagerata. Chiaramente la nutrizione qui è diversa, non è una dieta mediterranea, c'è una cucina diversa, probabilmente più proteica, e c'è la cultura di lavorare un po' di più in palestra, non soltanto sulle gambe, ma anche sulla parte superiore del corpo, quindi sì, probabilmente la tendenza è essere un po' più pesanti in generale come giocatori, ma per massa muscolare chiaramente, non per massa grassa. Però in realtà dal punto di vista delle gambe, che poi è quello che conta in un calciatore, questa differenza non l'ho riscontrata, Non l'hai riscontrato. Sì, non esageratamente. tu vai in panchina o stai fuori durante la partita? Dipende, ci alterniamo. A volte vado in panchina, a volte
ci alterniamo, siamo in tre o quattro che andiamo nelle gare. Normalmente io copro sempre una delle due coppe, ci facciamo in questo modo perché c'è un ragazzo che si occupa più di quasi tutto il campionato, anche se ogni tanto chiaramente riposa nelle trasferte o in qualche partita e magari va un altro di noi, e le coppe ce le dividiamo, ognuno prende una coppa, diciamo. Quindi sei quello che entra quando qualcuno si è fatto male? Ogni tanto sì. E lì c'è la responsabilità di dire cambiatelo, continua, giusto? Quella non deve essere... Beh, in realtà entriamo insieme con il dottore. Se c'è un trauma maggiore c'è una piccola consultazione, però poi è anche il giocatore stesso a vedere se ce la fa o se non ce la fa. Chiaramente se è un dubbio di un problema muscolare bisogna prendere delle responsabilità, ma nella maggior parte delle volte il giocatore, se ha un problema muscolare, è perché si è lesionato e quindi ci sarà bisogno del cambio. Sono rarissime le occasioni in cui c'è un fastidio. Generalmente quando ha un fastidio prova ad andare avanti e aspetta a fine primo tempo si valuta e si decide. Tante volte è meglio non prendere i rischi perché magari c'è una partita importante successivamente, a volte se è necessario si prendono dei rischi. Ricordo una partita dell'Inter, sono interista, c'era il fisioterapista, era entrato in campo, insomma, doveva vedere il giocatore infortunato, e c'era Conte in panchina che stava impazzendo perché doveva capire se doveva procedere con la sostituzione o meno. In questo Guardiola mi sembra un attimino più pacato, ecco, però in quella partita c'era Conte che stava impazzendo, no? Dicevo, beh, Conte, io non lo conosco personalmente, però sicuramente ha un temperamento forte. Vive la partita in maniera incredibile, ma questo anche Guardiola, sinceramente, ma è forse un po' più nervoso, non lo so, sembrerebbe essere un po' più nervoso, almeno a vederlo da quell'impressione. Senti un po', come prima l'hanno anticipata questa domanda, insomma, com'è un po' lavorare con Guardiola, con quello che è, diciamo, forse il miglior allenatore degli ultimi 20 anni, almeno per quanto mia opinione, ecco. Chiaramente anche per mia opinione, vederlo tutti i giorni è uno spettacolo, ha un'energia incredibile, ha una voglia di trasmettere le sue idee incredibili, una capacità di trasmetterle anche, ha il coraggio di prendere responsabilità, è una persona eccezionale personalmente, per me è un onore e un piacere poter lavorare con lui, perché probabilmente fra 20 anni si scriverà da tutte le parti che è stato il miglior allenatore in generale, ha rivoluzionato il calcio, le sue idee, i suoi modi di muovere i giocatori e così via, quindi sarà un onore poter dire di aver lavorato con lui. Oltre a quello, personalmente è estremamente piacevole scambiarsi una rapida conversazione o semplicemente un saluto, è una persona eccezionale. Fa morire il fatto che tu ogni mattina quando arrivi al tuo collega, appunto, è Pep Guardiola, gli dici ciao Pep, buongiorno. Il mio capo. Sì, il tuo capo. Vuoi caffè? No, come lo bevi? Questa cosa mi fa sorridere perché tu diciamo che stai vivendo il sogno di tanti, ecco, mettiamola così, almeno il mio. E senti, volevo dirti, ma a livello di più che altro di percorso, ok? Che consiglio potresti dare a dei ragazzi che stanno iniziando adesso, diciamo, quello che iniziando adesso come fisioterapisti e vogliono lavorare nel mondo dello sport? Che percorso ti senti di consigliare e più che altro che tipo di skill devono avere per lavorare in questo mondo? Ma il percorso da consigliare è difficile consigliare un percorso, questa è una domanda che mi viene posta giornalmente, la risposta che do è sempre questa, perché io ho costruito il mio percorso in base alle esigenze che ho visto appunto nelle mie esperienze e in base alle teorie che ho iniziato a costruire nella mia mente, per cui in un certo momento della mia vita sentivo che c'era il bisogno di approfondire
una certa tematica e cercavo il miglior corso possibile con il miglior professore possibile, perché chiaramente è importante soprattutto vedere da chi si apprende, cioè l'esperienza che hanno avuto, se sono delle persone di successo, se sono delle persone generalmente positive, a prescindere dal professionista, perché poi è una grossa differenza in questo ambiente, la fa proprio quella, cioè di professionisti bravi ce ne sono tanti, sicuramente ce ne sono molti più bravi di me, ma oltre a questo è importante, quando si lavora in un ambiente di squadra, sviluppare uno spirito di squadra, portare energia e positività nello spogliatoio, comportarsi bene con rispetto, non oltrepassare mai i propri limiti, e dal punto di vista comportamentale queste sono skills fondamentali. Non si può pensare di lavorare in una squadra come si lavora nel proprio studio o come si lavora, non so, in un altro ambiente. Un lavoro di squadra non è un lavoro uno a uno, è importante mantenere il rispetto per tutti allo stesso modo, dal giocatore della primavera al capitano della squadra, senza fare favoritismi. Poi chiaramente ci sono delle occasioni in cui al giocatore della primavera gli si dice scusami, devo vedere lui perché abbiamo la finale di Champions League domani, però sempre nella modalità giusta. E le skills dipende, perché poi in una squadra, in un team, diciamo, è come una squadra di calcio, non è che ognuno deve avere le stesse skills, anzi, l'attaccante deve avere certe caratteristiche e il difensore ce ne deve avere altre. Nella stessa cosa in un team medico, l'osteopata probabilmente avrà delle skills manuali e di valutazione diverse rispetto al fisioterapista che si occupa di valutazione del movimento, che avrà altri tipi di skills. Quando si lavora in uno studio privato, probabilmente oppure in una piccola realtà, come ho lavorato io nel Palermo, è importante svilupparle tutte. E questo per me è stato un vantaggio, perché chiaramente mi sono trovato ad arrivare qui con un buon livello più o meno di tutte quante le caratteristiche che doveva avere un fisioterapista. Però poi è chiaro che devi approfondire, ti devi super specializzare, perché quando lavori in realtà del genere non sei solo, non sei in due o tre persone, il team qui siamo nel team medico siamo 8 persone, e è importante svilupparti, e quindi adesso sto ancora di più specializzandomi e studiando per focalizzarmi su quest'area. Mi piace, quindi tenere sempre aperta un po' la curiosità e sentirsi sempre mai arrivato, diciamo, mai totalmente esperto, probabilmente. No, quello mai, anzi, mettere sempre in dubbio le proprie teorie, revisionarle continuamente. E una cosa che io faccio sempre e consiglio di fare è quella di disturbare, tra virgolette, i professionisti che stanno più in alto di noi, per chiedere domande, per fare conversazioni se possibile, per chiedere opinioni, perché è fondamentale prendere informazioni dalle esperienze di altri, così come per esempio comprare i libri dei migliori autori, leggerli, è come fare una conversazione con l'autore stesso, e così la crescita è infinita. Io sono sempre disponibile rispetto alle persone che mi chiedono, mi scrivono, tante volte anche neolaureati o non ancora laureati, perché so che io faccio lo stesso con altri e diciamo ci sono rimasto male quando qualcuno non mi ha risposto, quindi, ma diciamo i migliori rispondono sempre, quindi se si target, se il nostro target sono i migliori, come dovrebbe essere, dobbiamo cercare di disturbarli, mandargli email, provare di contattarli per avere delle informazioni specifiche, chiaramente. C'è un episodio con un autore che purtroppo adesso è deceduto qualche anno fa, e gli scrissi un'email e mi scrisse rispondendomi alla mia domanda e mi disse: mi dispiace se non potrò risponderti, purtroppo sarò molto impegnato in faccende personali, ti chiedo di non scrivermi. E poi qualche mese dopo, poverino, è morto, perché probabilmente già stava male. E
Questo per me è stato un autore di riferimento sempre, ma mi ha sempre risposto, e anche in quell'occasione, probabilmente già stava in malattia, ha avuto la volontà di darmi il suo contributo. Quindi questa è una cosa che dobbiamo fare e rimandare, chiaramente. Bellissimo. Volevo farti una domanda del un po' il segreto per arrivare a certi livelli e soprattutto restarci, ma mi sembra che in qualche modo hai già risposto in questa tua, diciamo, risposta. Hai parlato appunto di tenere un po' la mente aperta, di essere umili. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. No, in realtà è questo. L'umiltà, mantenere sempre la buona disposizione verso gli altri, soprattutto per svolgere il nostro lavoro, perché implica un contatto umano e implica un'empatia con i pazienti in generale, che siano giocatori o che siano persone all'ospedale o che siano persone che vengono al nostro studio. C'è un contatto diretto, mano-corpo, è importante sviluppare un'empatia. Quella è fondamentale mantenerla, perché a volte si pensa, no, è un pezzo di carne, c'è una contrattura, ci vado con un bastone così o con qualunque cosa, no. Dobbiamo rispettare sempre il paziente, perché è un uomo, una persona, un uomo, una donna, quello che sia, una persona, e non è solo un ammasso di muscoli e tendini. Quindi quella è una predisposizione che dobbiamo avere sempre nel nostro lavoro, ma sicuramente per rimanere a certi livelli è importante mantenere la mente aperta, studiare e soprattutto organizzare nella maniera più possibile, nella maniera migliore, il nostro lavoro, creando report, preparando dei grafici da mostrare per far vedere che non stiamo solo lì a fare un trattamento, a fare una fasciatura, ma ragioniamo esattamente su quello che stiamo facendo, studiamo, analizziamo i nostri pazienti e il nostro intervento ha un piano specifico. Essere professionali. Senti, so che devi andare. L'ultimissima due domande, che una l'ha chiesta Luca, appunto, Tonetti, una domanda per Federico. Visto che il City Group, avete qualche contatto con il Melbourne City, oppure non c'è troppa condivisione di intenti, informazioni, perché appunto lui quest'anno lavorava nelle league e il Melbourne City appunto ha vinto anche il campionato. Sì, attualmente non ci sono moltissime relazioni, però abbiamo iniziato dalla fine della scorsa stagione, proprio io insieme a una fisiologa del club, a creare un gruppo di condivisione con tutti quanti i terapisti del City Football Group, in modo da creare un po' più di link, migliorarci reciprocamente, condividere esperienze, appunto cercare di stare un po' più legati. Però attualmente, visti il fuso orario, i problemi che hai manifestato all'inizio della giornata, ma anche gli impegni, sia nostri che loro, non abbiamo moltissime relazioni, frequenti relazioni, ecco. Senti, progetti futuri o progetti personali? Ma progetti personali, diciamo, visioni ce ne ho molte, progetti che sto sviluppando, in particolare adesso sto per lanciare, mancano poche settimane, siamo in una fase di trial all'interno, un software che serve proprio per la gestione dei pazienti, di quello che dicevamo prima, ovvero per analizzare, studiare, creare report, creare templates ad hoc per professionisti, ma anche per pazienti dello studio, pazienti privati, pazienti ospedalizzati. È un software che di data science, di data analysis, che si occupa appunto di analizzare lo stato del paziente e di rimandare dei feedback a degli algoritmi matematici all'interno, con diverse formule, che alcune già certificate, altre che su cui stiamo lavorando in termini di ricerca. E probabilmente quello che penso io è che si tratti del software che cambierà il modo di lavorare di tutti i fisioterapisti del mondo. Molti mi hanno dato questo feedback, qualcun altro no, però credo che sia così, la mia visione è quella, e sto facendo di tutto per portarla a compimento.
E io ti auguro ti mando un grandissimo in bocca al lupo. Senti, grazie mille, complimenti per la carriera e per quello che hai raggiunto, dice probabilmente Luca, anche rispondendo alla risposta, non vedo il nome, però credo che sia Luca la risposta di prima riguardante il Melbourne City. Io, Federico, ti ringrazio tantissimo per questo tuo tempo, so che devi scappare, devi andare al lavoro, in bocca al lupo per la nuova stagione, ti farò Manchester City, insomma, porti i saluti a Guardiola, i saluti di tutti, no, e poi ovviamente ti mando un grande abbraccio e grazie ancora per il tuo tempo. Grazie mille a voi, è stato piacevole, e in bocca al lupo per tutto, a presto. Grazie mille, ciao Federico. Ciao. E ciao ragazzi a tutti voi, ci vediamo in settimana con le solite dirette di appunto di Why Not Caffè. Buona giornata o buona serata. Ciao ciao. Ma che mondo sarebbe senza Why Not? Why not? I like it. Why not? I like it. Why not? Hai capito benissimo. I like it.